Diventa ciò che sei, nel senso che nella nostra vita seguiamo dei modelli che ci aiutano a crescere, cresciamo appunto per modelli imitativi. I bambini crescono perché vedono e imitano. Una ricognizione di sé, qui c'è tutta una cultura greca alle spalle di questo concetto. L'oracolo di Delfi diceva: "Notis auton, conosci te stesso". È la prima cognizione per diventare se stessi. Conosce la propria potenzialità, i greci ciò lo dicevano, di conoscere la propria aria, le proprie virtù, ciò per cui sei nato. E se riesci a far fiorire ciò per cui sei nato, riesci ad andare oltre e quindi puoi essere felice. Lo diceva Jung. Scopo dell'analisi è appunto diventare se stesso. Non bisogna eccessivamente essere eccentrici, quindi non bisogna neanche confondere l'individuazione del sé con l'eccentricità. Diventare se stessi è una condizione per una migliore salute, ma soprattutto per raggiungere la felicità.